Aiutare i poveri con il denaro deve essere sempre un rimedio provvisorio per far fronte alle emergenze. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso, abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale. Queste semplici ma dirette parole di Papa Francesco, contenute nella nuova importante enciclica Laudato Si, sono state l'elemento ispiratore della settimana africana organizzata dalla ONU Sfanese L'Africa Chiama, che si terrà dal 27 settembre al 3 ottobre prossimi nel centro storico di Fano. Sono parole di sprone per l'organizzazione fanese che da sempre si occupa del continente africano, delle sue criticità e del suo complesso mondo. Ci adopereremo in questa settimana per riflettere sull'enciclica di Papa Francesco, ma anche per affrontare il tema delle migrazioni così forte, così evidente, per cercare di capirne la portata e di vederne il significato e di poter ragionare anche sul modo di come accogliere piuttosto che sul modo di come respingere i migranti verso l'Europa. Un programma nutrito di appuntamenti, come sempre, anche in questa 18ª edizione, tra novità e tradizione, come l'ormai ambito premio O l'Africa nel cuore, che quest'anno andrà all'attrice Lella Costa. Domenica 27 settembre alle ore 17 all'Auditorium Sant'Arcangelo di Fano consegneremo il premio L'Africa nel cuore all'attrice teatrale televisiva Lella Costa, impegnata da anni nel settore del sociale a sostegno di diverse associazioni che si occupano proprio in prima linea di cooperazione internazionale. Ci saranno poi durante la settimana una serie di laboratori per oggetti artigianali, per i bambini, ci saranno incontri con scrittori, proiezioni di film e documentari. Infine, come ogni anno, la settimana africana si conclude nella giornata di sabato. Ci incontreremo alle 17 alla Tenso Struttura della Sassonia per un momento di preghiera interreligioso, faremo poi un corteo che ci porterà fino al Pincio. Lì, dopo un convegno appunto sulla questione dell'immigrazione, accogliere o respingere, inizierà la notte nera, la serata conclusiva che vede cucina tradizionale etnica per tutti quanti, mercatini, artisti di strada, concerti e in particolare quest'anno ospiteremo un gruppo che viene da Roma che sono i The Reg Circus, che appunto portano musica e tanta giocoleria, artisti col fuoco. Vi aspettiamo.